Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Ilaria e questo è un nuovo video True Crime. Se siete interessati a questo genere di video, vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche. E se vi va, potete anche seguirmi su Instagram o sugli altri miei canali. I link li trovate qui sotto nella descrizione. Vi ricordo inoltre che sulla homepage del canale potete trovare la nuova suddivisione in playlist tematiche. Ho raggruppato tutti i miei video suddividendoli in categorie specifiche. Detto questo, iniziamo! Oggi ha luogo nel 2015 a Pittsford, un comune degli Stati Uniti d'America, situato nello stato di New York, quindi negli Stati Uniti. E il protagonista di questa storia è Charles Tan, un ragazzo di 21 anni. Charles John Tan nasce nel 1996 in Canada. Ha un fratello di nome Jeffrey e i suoi genitori sono Jean e Jim Tan. Jean e Jim sono originari della Cina. Ma a un certo punto delle loro vite decidono di cercare opportunità migliori per la loro famiglia. Quindi dalla Cina si trasferiscono in Canada. La decisione che prendono di lasciare il loro paese d'origine è probabilmente guidata dal desiderio di garantire un futuro più promettente sia per loro che per i figli che verranno. Una volta in Canada, Jean dà alla luce due figli, Jeffrey e appunto Charlie, il protagonista della nostra storia. Ma quando Charlie ha 7 anni, Jean e Jim decidono ancora una volta di cambiare paese. Infatti si trasferiscono a Pittsford, a New York, in cerca di nuove opportunità e una qualità di vita migliore. Jim trova lavoro presso la Kodak, una delle aziende più rinomate nel settore della fotografia e dell'immagine, e successivamente lavora come amministratore delegato alla Dynamax Imaging. Il suo lavoro è ben retribuito, quindi la famiglia sta molto bene dal punto di vista finanziario. Jean invece fa la casalinga, in realtà non c'è molto su di lei, su cosa poi facesse effettivamente, pare insomma faccia la casalinga, e viene descritta come una mamma molto premurosa e molto amorevole. Ma torniamo a Charlie. Charlie è un ragazzo che eccelle sia a scuola che negli sport, si dimostra essere una persona molto versatile e mette molto impegno in ciò che fa, e queste sue caratteristiche un po' lo distinguono dai suoi coetanei. Ha moltissimi amici e viene descritto infatti come un ragazzo molto gentile, premuroso e altruista. Mentre frequenta una scuola superiore pubblica nella periferia di Rochester, Charlie gioca nella squadra di football ed è anche il presidente del corpo studentesco. Si diploma nel 2012 e nel 2013 viene accettato all'Università di Cornell ad Ithaca, sempre a New York, ed è deciso a laurearsi in economia. La famiglia Tan all'apparenza sembra avere tutto, sembra davvero una famiglia molto unita e felice, stanno bene economicamente, vivono una vita agiata, hanno una bellissima casa, ma tuttavia dietro questa facciata di successo si nasconde una verità completamente diversa. Charlie, Jeffrey e Jean sono costretti a subire ogni giorno atti di violenza da parte di Jim. Jim infatti è un papà e un marito molto violento. Questo ambiente instabile e spesso pericoloso rende davvero difficile la vita di Charlie e di suo fratello, per non parlare di sua mamma, e vengono sempre esposti a questa violenza fin dalla tenera età. Tutto ciò che subiscono ogni giorno è traumatico e purtroppo tutti e tre non dicono nulla, cioè non parlano con nessuno di queste violenze, perché secondo la loro cultura queste cose devono rimanere all'interno delle mura domestiche. Alcuni amici di Charlie però intuiscono che qualcosa non va nella sua famiglia, ma alla fine nessuno fa nulla, nemmeno gli amici più vicini alla famiglia. In un'occasione però un amico di famiglia dà a Charlie e a suo fratello un pezzo di carta arancione e dice loro di attaccarlo
alla finestra nel caso in cui abbiano bisogno di aiuto. E in effetti un giorno Charlie era molto preoccupato perché i suoi genitori stavano litigando veramente in modo molto violento e quindi attacca quel pezzo di carta arancione alla finestra. Ma non osserva nulla perché nessuno fa niente, quindi anche questo amico di famiglia alla fine non ha fatto nulla. Nel corso degli anni la polizia viene chiamata spesso, ma non vengono presi provvedimenti seri. L'unica cosa che fa la polizia in quelle occasioni è di allontanare Jim temporaneamente, cioè lo prelevano, lo allontanano per un paio di giorni dalla famiglia. E quando ciò accade, pensate, Jim in qualche modo riesce a chiudere tutte le loro utenze in modo che nessuno di loro abbia accesso a nulla, quindi rimangono senza acqua, senza elettricità o anche senza riscaldamento. Quindi rimangono senza nulla per giorni fino a quando poi Jim non torna e ovviamente quando torna Jim riprendono poi anche immediatamente gli abusi, soprattutto poi nei confronti di Jean. Jim infatti picchia spesso sua moglie, a volte anche con una mazza da golf, e durante questi episodi i due ragazzi tengono sempre un telefono a portata di mano, pronti per chiamare il 911. E come possiamo immaginare, questa situazione così tesa crea un forte senso di ansia. Comunque, dopo aver passato un'infanzia e quasi un'adolescenza estremamente traumatica, per Charlie arriva il momento di andare via di casa per andare a studiare al college. Anche se Charlie è felice all'idea di andare all'università e a inseguire i suoi sogni, è molto preoccupato per sua madre e in un certo senso si sente bloccato tra il desiderio di avere un futuro migliore per lui, di coltivare quindi i suoi interessi, e il suo senso di dovere verso la sua mamma. Comunque Charlie decide di andare al college e in quel momento Jeffrey però sta già frequentando il college da un anno. Durante il primo anno Charlie ha un ottimo rendimento scolastico, si unisce a una confraternita come accade spesso e gioca a football. In quel periodo riesce anche ad essere felice perché è lontano dagli abusi e può vivere la sua vita esattamente come vuole. Ma poi quando torna a casa per la festa del ringraziamento si trova di nuovo faccia a faccia con la realtà. Quando è lì, in un'occasione, Jim, davanti a Charlie, getta a terra Jean e le mette le mani al collo fino a farla perdere i sensi. Jim, tra l'altro, quando sta tentando di soffocare sua moglie, le dice anche «Questa pazza è una stronza». Charlie in quel momento ferma suo padre e quando Jean si riprende, il ragazzo lo affronta e gli dice che deve smettere di aggredire sua madre, ma Jim per tutta risposta aggiunge anche che prima o poi l'avrebbe uccisa. A questo punto Charlie deve fare qualcosa, decide che deve fare qualcosa per farlo smettere e quindi convince sua madre ad andare insieme a lui in Colorado per stare un po' di tempo insieme a Jeffrey. Quindi Jean, Jeffrey e Charlie trascorrono le vacanze di Natale 2014 insieme, ma quando poi le vacanze finiscono, Charlie deve tornare a scuola e Jean torna a casa dal marito. Ovviamente al suo ritorno le cose degenerano molto rapidamente, tanto che il 28 gennaio del 2015 Jean chiama il 911 chiedendo disperatamente aiuto. Racconta piangendo all'operatore che suo marito l'aveva appena soffocata fino a farla perdere i sensi. La donna è ovviamente sconvolta e spaventata. Come possiamo immaginare, ha molta paura e ha bisogno di aiuto e anche di un'ambulanza. Tuttavia, a un certo punto la chiamata viene interrotta e quando l'operatore del 911 richiama il numero, Jim risponde al telefono e si scusa ripetutamente. Ma in sottofondo, nella telefonata, si sente Jean che urla e dice che sta per essere uccisa. Ovviamente dopo questa telefonata un agente di polizia va a casa loro, ma quando l'ufficiale arriva sul posto, Jim riesce a convincere sua moglie a non sporgere denuncia
e di conseguenza purtroppo non viene intrapresa alcuna azione. L'unica cosa che fa la gente è di dare informazioni a Jean per chiedere eventualmente un ordine restrittivo. Ora, Jean, che ovviamente è ancora spaventata, chiama Charlie e gli racconta tutto l'accaduto. Inoltre ribadisce anche il concetto, ovvero prima o poi tuo padre mi ucciderà. Io non oso immaginare cosa abbia provato Charlie in quel momento. Credo che debba essere una sensazione davvero terrificante. Comunque a questo punto Charlie chiama suo padre e lui risponde minimizzando la cosa. Charlie però gli dice ancora una volta di smetterla di picchiare sua madre e di farle del male. E lui risponde così: se tua madre mi fa incazzare di nuovo, io l'ammazzo. Ora, credo che sia piuttosto chiaro quello che probabilmente sarebbe accaduto in futuro a Jean. Charlie però reagisce e decide di non avere altra scelta se non quella di proteggere sua madre a tutti i costi. Il 5 febbraio 2015 Charlie va dal suo allenatore di football e gli comunica che non potrà essere presente al momento dell'allenamento del giorno seguente. Gli dice che deve tornare a casa perché deve occuparsi di alcune questioni familiari. Il suo allenatore gli risponde ok, va bene, e gli chiede anche di mandargli un messaggio una volta tornato a casa. Charlie prende la sua auto e guida per un'ora e mezza fino a Pittsford. Lungo il tragitto però decide di incontrare due amici diversi quella sera. Intorno alle 18.30 cena insieme alla sua amica Anna Valentine e insieme al suo ragazzo. Anna però non nota nulla di strano in lui. Charlie sembra il solito ragazzo sereno e tranquillo e finiscono la serata intorno alle 21.30. Poi intorno alle 22 Charlie si reca a casa di un suo amico, Jacob Grossman, un ragazzo di 20 anni. Appena arrivati, Jacob nota subito qualcosa di strano in lui. Quella sera sarebbero dovuti uscire insieme per guardare una partita di basket, ma Charlie sembra triste e molto distante e alcune delle sue parole lo lasciano parecchio perplesso. Infatti Charlie chiede a Jacob quanti soldi abbia con sé, accennando il fatto che potrebbe lasciare presto il paese, però senza spiegare il motivo. Jacob trova questa situazione davvero molto strana, ma decide di non insistere troppo. Tuttavia, quando Charlie se ne va, Jacob rimane con una brutta sensazione addosso e quindi parla dell'accaduto insieme a sua madre. E tutti e due decidono quindi di chiamare la polizia. Quindi la mamma di Jacob chiama la polizia per chiedere di andare a casa di Charlie per vedere se è tutto ok. E intorno alle 23.15 un agente del dipartimento di polizia di Pittsford va a casa dei Tan e parla con Charlie per circa 10 minuti. Tutto sembra normale, il ragazzo sembra stare bene, così l'agente se ne va. Poi il giorno successivo, quindi il 6 febbraio, Anna riceve un messaggio da Charlie che le dice: ti voglio bene, ci sentiamo presto. Anna non dà troppo peso a questo messaggio, anche perché non ha detto nulla di particolarmente preoccupante, ma comunque prova a chiamarlo per vedere se va tutto bene. Lui però non risponde. Ma arriviamo al 9 febbraio 2015. Quel giorno Charlie invia un'email alla sua confraternita scrivendo: nei prossimi giorni sentirete delle notizie dai media sul mio conto e potreste ricevere visite da parte delle autorità. Non date credito a ciò che sentite. Alcuni di voi conoscono già la mia storia e prima o poi lo sapranno tutti. Quel giorno, intorno alle 18.10, Jean, la mamma di Charlie, chiama disperata il 911. 911, what is the emergency? Yes, hi. My name is Jean. I heard a fragment of this. Ma'am, I can't understand anything you're saying. Does anyone need an ambulance? Did you say you heard a shot? Yeah. Does somebody in the house have a gun? Who's already dead? In questa chiamata, la donna dice di aver sentito una discussione molto forte
tra suo figlio e suo marito, quindi tra Charlie e Jim, seguito da una serie di colpi di arma da fuoco. L'operatore le risponde di uscire immediatamente di casa e di attendere l'arrivo della polizia. Quando gli agenti arrivano a casa, sia Charlie che Jean sono fuori di casa e sono in attesa appunto degli agenti. Non appena iniziano a parlare con Charlie, lui fa subito una dichiarazione. Dovevo farlo, stava per uccidere mia madre. Praticamente Charlie confessa di aver ucciso suo padre, ma dice di averlo ucciso a seguito di una brutta discussione. Praticamente Jim stava cercando di uccidere Jean, quindi Charlie è intervenuto e ha sparato a suo padre per difendere sua madre. Charlie porta quindi gli investigatori dove si trova il corpo di Jim e lo trovano appunto nel suo studio, per terra sotto la scrivania. Charlie viene arrestato ovviamente e viene tenuto in custodia. Gli investigatori iniziano a analizzare la scena del crimine, ma si rendono conto praticamente subito che qualcosa non torna nel racconto di Charlie. Infatti, innanzitutto sentono subito un forte odore di decomposizione. E questo significa che Jim forse è già morto da giorni e quindi la versione di Charlie non può essere vera. Comunque gli investigatori notano anche che il sangue trovato sulla scena del crimine è già praticamente asciutto. Il corpo di Jim giace disteso a terra sotto la sua scrivania e la scena si presenta in un modo molto diverso da quello che hanno raccontato Charlie e Jean. Infatti, secondo le loro versioni, Charlie ha sparato a suo padre a seguito di una forte colluttazione, ma nello studio nulla sembra indicare che ci sia stata una lotta, perché tutto è in ordine. Non ci sono dei segni che facciano pensare a una colluttazione praticamente da nessuna parte della casa. Poi, dopo aver esaminato il corpo, si scopre che Jim è stato colpito al braccio, al torace e alla guancia. La posizione delle ferite fa subito pensare a una sorta di esecuzione. Infatti, pensate, il colpo che ha ricevuto Jim sulla guancia è stato colpito a una distanza molto ravvicinata. Praticamente pare che lui abbia messo proprio il fucile attaccato alla guancia e abbia sparato. Quindi il medico legale stabilisce poi proprio che lo sparo è partito proprio a contatto con la guancia. Comunque non passa molto tempo prima che si accorgano che il corpo di Jim è lì da molto più tempo e il rigor mortis infatti è già passato. Per chi non lo sapesse, il rigor mortis è l'irrigidimento delle articolazioni e dei muscoli che avviene poche ore dopo la morte. E il corpo di Jim emana un forte odore di decomposizione, indicando che è lì da almeno 2 o 3 giorni. Sulla scrivania viene anche trovato il computer portatile di Jim. È chiaro che nel momento in cui ha ricevuto i colpi stava lavorando al computer. Infatti la sua ultima email, aperta e risposta, risale a 4 giorni prima, ovvero giovedì 5 febbraio, lo stesso giorno in cui Charlie ha cenato con Anna e il suo fidanzato e ha parlato con il suo amico Jacob, accennando appunto alla possibilità di dover lasciare il paese. Il fucile che Charlie ha usato come arma del delitto è praticamente nuovo e quindi gli investigatori cercano di rintracciare il negozio appunto dove è stato acquistato, ma scoprono una cosa che non si aspettano. Scoprono che quel fucile è stato acquistato da un Walmart a Portland e si scopre anche però che il fucile non è stato acquistato da Charlie. In realtà quel fucile è stato acquistato da un amico di Charlie, Whitney, un membro della confraternita, ed è stato acquistato proprio il 5 febbraio, cioè lo stesso giorno in cui Charlie è tornato a casa. Si scoprono anche alcuni filmati ripresi da alcune telecamere di sorveglianza mentre Charlie sta cercando di acquistare un fucile, ma il ragazzo non ci riesce perché lui è cittadino canadese, non è un cittadino statunitense, quindi avrebbe dovuto aspettare alcuni giorni. Tra l'altro lui in questa occasione dà un nome falso
E quindi, non riuscendo comunque ad acquistare il fucile, evidentemente ha chiesto al suo amico Whitney di fare l'acquisto per lui. La notizia dell'omicidio di Jim si sparge molto rapidamente, ma nessuno crede che Charlie abbia ucciso suo padre intenzionalmente. Questo perché lui è un ragazzo estremamente gentile, ha moltissimi amici che gli vogliono bene, non ha mai fatto del male a nessuno, non è mai stato violento, quindi nessuno può credere che Charlie abbia veramente ucciso suo padre intenzionalmente, ecco. Tutti i suoi amici vogliono aiutarlo, infatti Anna ha aperto una raccolta fondi per aiutarlo con le spese legali. E pensate, è riuscita a raccogliere più di $45,000 proprio per aiutarlo a pagare la cauzione. Il 5 marzo del 2015 Charlie si dichiara non colpevole dell'accusa di omicidio di primo grado e viene rilasciato grazie a una cauzione di $50,000. E rimane in attesa di processo. Il processo inizia il 22 settembre del 2015. La difesa di Charlie si basa per lo più sulla legittima difesa. Charlie infatti ha subito moltissimi abusi perché suo padre è sempre stato violento con tutti della famiglia, soprattutto appunto con Jean. Infatti durante il processo viene anche alla luce che Jean abbia chiamato spesso il 911. In totale, dal 2003 al 2015, aveva chiamato il 911 per ben 18 volte. Ovviamente Charlie e suo fratello vivevano nel terrore che prima o poi Jean sarebbe stata uccisa. Tra l'altro, la vigilia di Natale 2014, Charlie ha ricevuto un'email da parte di suo padre dove gli scriveva che prima o poi avrebbe ucciso sua madre. Cioè, dico, più chiaro di così, la difesa si basa anche su un'altra cosa. Non ci sono prove sufficienti per dimostrare che Charlie abbia premuto il grilletto. Il suo DNA, infatti, non viene trovato da nessuna parte, né sui bossoli né sulle munizioni all'interno del fucile. In realtà sono stati trovati 3 DNA diversi sul fucile e nessuno di esso apparteneva a Charlie. L'unica cosa che lo collega è un'impronta digitale trovata sulle munizioni all'interno del fucile. Quindi la difesa sostiene che Charlie probabilmente ha caricato l'arma, ma non ci sono prove che dimostrano che lui abbia poi premuto il grilletto. In pratica la difesa punta il dito contro Jean. Dopotutto lei era stata vittima di abusi per molti anni. E so che starete pensando, ma come? La difesa scarica tutta la responsabilità sulla mamma di Charlie, su Jean? E me lo sono chiesta anche io. E pare che sia stata una mossa calcolata, nel senso che se avessero accusato Jean avrebbe avuto moltissime attenuanti dal momento che ha subito abusi praticamente da tutta la vita. Quindi probabilmente la strategia della difesa era quella, incolpare la mamma, che avrebbe sicuramente scontato meno anni rispetto a quelli che avrebbe dovuto scontare Charlie. Durante il processo sono stati moltissimi gli amici che hanno testimoniato a favore di Charlie. Lo hanno descritto come un ragazzo amato da tutti. In pratica tutti hanno capito che se anche avesse ucciso suo padre, lo avrebbe fatto semplicemente per proteggere sua madre. L'accusa invece sostiene che Charlie abbia agito intenzionalmente. Ci sono varie prove contro di lui, innanzitutto la sua ammissione di colpevolezza. Infatti, come vi ho detto prima, Charlie, quando sono arrivati gli agenti a casa sua, ha confessato subito l'omicidio. Non l'ha confessato durante gli interrogatori, ma ha detto quella frase: ho dovuto farlo, altrimenti avrebbe ucciso mia madre. Quindi è abbastanza chiaro il significato di quella frase. Inoltre c'è il video di sorveglianza che lo riprende mentre tenta di acquistare un'arma e c'è anche la scena del crimine stessa che non mostra alcun segno di un'eventuale colluttazione, come sostiene Charlie. Gli avvocati dell'accusa quindi sostengono che se Charlie avesse cercato di difendere se stesso oppure sua madre, ci sarebbero state delle prove sulla scena del crimine. Inoltre viene fuori, sempre durante il processo, che Charlie e sua mamma il 6 febbraio avevano tentato di lasciare il paese.
Infatti si erano recati in Canada, ma poi sono tornati indietro. Il 29 settembre del 2015 la giuria inizia a deliberare, ma dopo 8 giorni non viene presa una decisione, quindi è tutto fermo, la situazione è in stallo. I membri della giuria non riescono a trovare un accordo. Quindi l'8 ottobre del 2015 il giudice prende una decisione che spiazza tutti quanti, anche i membri della difesa. Il giudice infatti dichiara che Charlie è vittima di un errore giudiziario e il 5 novembre del 2015 il giudice decide di archiviare il processo proprio a causa della mancanza di prove. In pratica le prove che ci sono contro Charlie non sono sufficienti per condannarlo, quindi questo significa che Charlie è un uomo libero. Durante questa udienza un avvocato dell'accusa interrompe il giudice sostenendo che quella decisione è ingiusta. Afferma che ci sono molte prove contro Charlie. La prima su tutti, appunto, è la dichiarazione che ha fatto subito alla polizia. Cioè, appunto, ripeto, ha detto, dovevo farlo. Quindi lui ha ammesso di aver ucciso suo padre. Ma il giudice non ha voluto sentire ragioni. Tra l'altro si è anche arrabbiato molto perché, appunto, questo avvocato lo ha interrotto diverse volte e, appunto, ha contestato la sua decisione. A un certo punto, infatti, il giudice guarda questo avvocato e lo minaccia di farlo ammanettare e di portarlo fuori dall'aula. Ora, Charlie quindi è un uomo libero, ma purtroppo per lui le cose non finiscono qua. So che molti di voi stanno gioendo e in effetti non mi vergogno a dirlo che anche io ho gioito nel sapere questa cosa, però le cose non andranno a finire bene. Infatti, nel marzo del 2017, una corte d'appello si unisce per riesaminare la decisione di archiviare il caso. Alla fine si stabilisce che la decisione del giudice non è conforme alle leggi presenti in quello stato, quindi lui non avrebbe potuto dichiarare quel caso come un errore giudiziario. Tuttavia, Charlie non può essere più accusato dell'omicidio di suo padre. In pratica non può essere accusato per 2 volte dello stesso crimine. E per i 2 anni successivi Charlie va avanti con la sua vita e le cose procedono molto bene per lui, ma gli avvocati della difesa però non perdono la speranza di incriminarlo. Il 22 settembre del 2017, proprio mentre Charlie sta tornando negli Stati Uniti dal Canada, perché lui per un periodo di tempo si era ritrasferito in Canada, ma quel giorno stava tornando negli Stati Uniti per partecipare al matrimonio di un suo amico. Quindi viene fermato alla frontiera e viene arrestato con 3 nuove accuse. Queste accuse includono il possesso illegale di un'arma da fuoco, con l'intenzione poi di commettere un crimine, e il rilascio di false dichiarazioni durante l'acquisto dell'arma. Queste accuse si basano sempre sul video di sorveglianza di Walmart che mostra Charlie che tenta di acquistare un'arma e quando non ci riesce appunto chiede al suo amico. E comunque non l'ho detto prima, quindi scusatemi, ma il suo amico non viene accusato perché accetta un accordo secondo cui lui deve ammettere di aver acquistato l'arma sotto la richiesta di Charlie, quindi lui lo fa e in cambio non viene accusato di nulla. Quel video comunque viene considerato come una prova importante e il 22 giugno del 2018 Charlie ammette la sua colpevolezza, ma non per l'omicidio, ma per aver tentato di acquistare un'arma. Charlie quindi viene trattenuto in attesa del processo. E durante la sua permanenza in custodia, Charlie scrive una lettera al giudice che dice: «Ero al mio 4° semestre alla Cornell quando mio fratello mi ha parlato di un'altra lite tra mio padre e mia madre. Lui viveva in Colorado. I suoi messaggi erano molto vaghi, quasi criptici. Ho capito che dovevo chiamare mia madre e ho scoperto che mio padre l'aveva strangolata fino a farla svenire. Dopo una discussione con mio padre, ho capito che era ancora furioso con lei. Quando ho cercato di farlo ragionare, si è arrabbiato e ha minacciato di ucciderla se lo avesse fatto arrabbiare di nuovo». E poi continua: «Dopo la chiusura del mio caso, ho dovuto lasciare la Cornell. Ho cercato altre opzioni e mi sono impegnato a riprendere gli studi l'anno successivo. Nel frattempo ho fatto volontariato a Ithaca, in un programma per giovani svantaggiati.
Mi sono trasferito a Chicago per frequentare la Chicago State University, l'unica scuola su 24 a cui ho fatto domanda e che mi ha accettato. Durante il mio tempo lì ho stretto amicizia con 4 vicini di casa e 13 ragazzini che considero come i miei fratelli. Le esperienze degli ultimi 2 anni hanno chiarito il mio percorso futuro. Ho deciso di lavorare con gli adolescenti e il mio sogno è di aprire un doposcuola dove possano partecipare a laboratori accademici e allenamenti sportivi per imparare la disciplina e l'equilibrio. Fargli fare sport scolastici in modo da migliorare la loro istruzione e soprattutto per instillare loro quello che i miei mentori mi hanno insegnato. Questo è tutto ciò di cui ho bisogno. Comunque, per quanto riguarda questo processo, la difesa chiede 5 anni per i reati che ha commesso Charlie, ma l'accusa invece ne chiede 25, sostenendo che l'acquisto dell'arma era un chiaro segnale della sua intenzione di uccidere suo padre, il che significa che il caso dell'omicidio di Jim Tan viene di nuovo riesaminato in questo processo. Comunque, nel novembre 2019, Charlie scrive nel dettaglio come sono andati davvero i fatti in una dichiarazione giurata. Rivela che il 28 gennaio, dopo aver appreso che sua madre aveva chiamato la polizia per denunciare l'ennesimo abuso e per denunciare anche di essere stata quasi uccisa, ha capito che doveva proteggere sua madre a qualunque costo. Quindi, armato di fucile, entra in casa attraverso la porta sul retro e spara 3 volte a suo padre mentre è seduto alla scrivania. Praticamente gli ha teso un agguato. Successivamente poi ha chiesto a sua madre di preparare le valigie perché dovevano fuggire in Canada. Infatti poi il 5 febbraio sia madre che figlio sono partiti per Toronto con l'intenzione poi di proseguire per Shanghai. Ma nonostante avessero ottenuto il visto il 9 febbraio, Charlie ha deciso all'ultimo momento di non voler vivere come un fuggitivo. Di conseguenza lui e sua madre decidono di chiamare il 911 per raccontare la loro versione degli eventi. Questa volta però il giudice, non lo stesso giudice, un altro giudice, non è stato così comprensivo. Infatti sostiene la teoria dell'accusa, cioè che l'acquisto dell'arma indica chiaramente che Charlie avesse premeditato di uccidere suo padre. Alla fine il giudice dice che Charlie è un soggetto pericoloso e lo condanna a 20 anni di carcere. Charles Tan went to great lengths to acquire a shotgun unlawfully with lies about the actual purchaser and intended use. He planned to leave school and flee the country, and he found his father working at his computer behind a desk in his slippers and gunned him down with 1 shot from the hallway and 2 at close range. The last one to his face. Attualmente sta scontando la sua condanna presso la prigione federale di Raybrook a New York. E con questo abbiamo finito e io come sempre sono senza parole. Sinceramente faccio fatica a farmi un'opinione perché credo che Charlie sia arrivato veramente all'estremo e non abbia visto altra soluzione che quella di eliminare il problema. So che non dovrei dirlo, ma credo che in questo caso specifico la pena che hanno dato a Charlie è troppo alta. Sì, lui ha ucciso una persona, e questo ovviamente non si fa, ma anche se l'ha fatto nel momento in cui non c'era un pericolo imminente, io sinceramente non lo biasimo. Credo che non sia affatto semplice vivere con la costante paura che tua madre venga uccisa da un momento all'altro. Non è una cosa normale, e credo davvero che lui fosse arrivato al limite e che non abbia avuto altra scelta, anche se lo so, come diciamo sempre, c'è sempre un'altra scelta. E non credo nemmeno che sia stata Jean a ucciderlo e che magari Charlie abbia voluto addossarsi la colpa. Comunque, questo caso mi ha reso davvero molto triste perché credo che ci sia un'ingiustizia nell'ingiustizia. La prima ingiustizia è che lui non avrebbe dovuto crescere con un padre violento. Nessuno dovrebbe crescere con un padre violento. La seconda ingiustizia è sempre, secondo il mio parere, è la pena, che secondo me in questo caso è troppo alta. Ripeto, in questo caso specifico. Comunque io voglio assolutamente sapere la vostra opinione in merito e come sempre voglio ringraziarvi di aver speso il vostro tempo in mia compagnia.
Anzi, vi ringrazio per tutto, per farmi crescere in tutti i sensi, con le vostre iscrizioni, con i vostri commenti, con le vostre critiche costruttive, insomma, vi ringrazio veramente dal profondo del mio cuore. Io come sempre vi mando il mio grande abbraccio virtuale e ci vediamo giovedì con un nuovo video. Ciao!